Ti piace? Un'altra rosa dorata molto originale. Mangio su piatti con rose dorate, dormo tra lenzuola con rose dorate, c'è una rosa dorata dipinta sul mio vaso da notte, come se la rosa lo rendesse profumato. Le rose sono noiose, cara. Crescere forti. Ah, di tutti i motti è il più noioso. L'inverno sta arrivando. Questo è memorabile. Noi non seminiamo. Forza, forza! Queste sono case pericolose. Metalupi, kraken e bestie malvagie. Ma una rosa d'oro che cresce forte. Ah, mette davvero paura, non è vero? Guardate, miei tesori. Un ragno nel giardino. Potete andare. Crescete forti! Mia signora, ci tenevo a darti personalmente il benvenuto ad Approdo del Re. La città è più luminosa grazie alla tua presenza. È più luminosa grazie alla mia presenza? Sei sempre così cortese, Lord Varys. Sei qui per sedurmi? È forse troppo ovvio. Oh no, per favore. Continua, è da tanto che non lo fa nessuno. Non ci sono speranze, tuttavia. Cosa succede quando un eunuco prova a sedurre una vecchia decrepita? Quesiti per i filosofi. Ma sei venuto fin qui per qualcosa, immagino. Dunque? Posso sedermi? No. Ma andiamo, ho sentito che sei un uomo molto astuto. Sono curiosa di sapere cosa ti porta qui. Tu hai un certo interesse per Sansa Stark. Davvero? Le ho parlato un'unica volta in questo giardino e le tue spie sono corse a riferirtelo. Perché non avrei dovuto in una ragazza interessante? Lo è. Ah, non particolarmente. Ha avuto un'infanzia interessante. È vero, ma è felice. Perdonami per averti rubato del tempo. Credevo che come me fossi in ansia per la sua incolumità. No, aspetta. Tu ti arrendi con troppa facilità. Passeggiamo. So che le mura hanno orecchie, ma sembra che le abbiano anche i cespugli. Scelgo i miei alleati con attenzione e i nemici con più attenzione ancora. In quale categoria rientra Sansa? Nessuna. Una ragazza in pericolo. Ammiravo suo padre. Sì, Ned Stark era apprezzato da molti, ma in quanti si sono fatti avanti per fermare il boia che gli tagliava la testa? Non ho potuto aiutare Lord Stark e spero di aiutare sua figlia. Come? In realtà non sei l'unica persona ad avere a cuore la sua sorte. Certo, non mi sorprende. Una bella ragazza con un nome famoso. Esatto. È una sposa perfetta per il giusto partito. Senza troppi giri di parole vorrei che arrivassi al punto. Dito Corto sta per lasciare la capitale. Una mia confidente mi ha detto che quando lui partirà, Sansa Stark andrà con lui. Perché ora lo riferisci a me? Dito Corto è nato senza terre, senza ricchezze né milizie. Ha ottenuto le prime due. Quando avrà anche delle milizie? E forse tu riderai, ma io sono quello che lo conosce meglio e questa è la verità. È tra gli uomini più pericolosi del continente occidentale. Se Robb Stark cade, Sansa Stark è la chiave del nord. E Dito Corto avrà la chiave in tasca se la sposerà. Sì, sarebbe un peccato. Perché un uomo con una pessima reputazione dovrebbe portarsi via una moglie così stupenda? Dunque lo disprezzi davvero se cerchi di contrastarlo in tutti i modi? Ma essere sincero, io lo trovo piacevole. Ma darebbe fuoco all'intero paese se potesse diventare il re delle ceneri. Sei un uomo intelligente, Varys. Troppo gentile. E penso di aver trovato una magnifica soluzione. Per questo non serve essere intelligenti, è tutto così ovvio.